parte del figlio, come tieni tu solo al telefono, ritorno di vita solo e riuscimmo a fare una delle più grandi banche dell'epoca, partecipando un'altra persona che stia è la casa non solo di tutti gli italiani, ma è anche la casa dell'amicizia tra i nostri due popoli, tra i nostri due paesi. Come mi guardo intorno, oltre a vedere il mio illustrissimo predecessore, l'ambasciatore Ranni, che tutti conoscete, ma da destra a sinistra tutta una serie di amici, di straordinarie figure, sul piedistallo giustamente. Non sarò io a chiederti di scendere assolutamente. Stamattina, giustamente, per salutare il conferimento del grado di commendatore al dottor De Santis, che è una personalità che io conosco da poco, ma che devo dire mi ha affascinato, lo dico pubblicamente, mi ha affascinato per il suo entusiasmo, mi ha affascinato per la sua capacità di vision, lo dico in inglese perché visione in italiano a volte si presta a qualche equivoco semantico. È un uomo d'affari, ma anche un intellettuale, sempre a cavallo tra Italia e Spagna in particolare, ma che spazia anche alle isole britanniche, oltreoceano. Una famiglia straordinaria che lo segue sul lavoro, lo segue soprattutto sulle orme dei valori che ha insegnato a questa famiglia. Però i compiti istituzionali mi guidano anche con voi a tracciare brevemente la storia dell'Ordine della Stella d'Italia. Questo non per tediarvi o per essere pedante, ma per valorizzare ancora di più i meriti del dottor De Santis e i motivi per cui siamo qui oggi. L'Ordine della Stella d'Italia è stato istituito 2 anni fa, intercorsi negli ultimi 60 anni. All'epoca con Stella della Solidarietà si intendeva conferire riconoscimenti a quegli italiani all'estero o a quegli stranieri che meglio avessero assistito la ricostruzione dell'Italia. Venuto meno, per fortuna di tutti noi, questo elemento di solidarietà e di ricostruzione, il nuovo ordine vuole ricompensare quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri paesi, nella promozione dei legami con l'Italia. È terminato un periodo di ricostruzione, ma ne stiamo cominciando un altro, forse l'abbiamo già cominciato. Ed è un periodo di cui tutti noi abbiamo bisogno di virtù pionieristiche e virtù di vision, come abbiamo detto, cui De Santis ha sempre fatto prova e che ci deve essere di esempio, deve essere di esempio anche ai giovani. Abbiamo qua la più giovane funzionaria dell'ambasciata, anzi la più giovane dipendente, che è la dottoressa Russi, bravissima collega, quindi guardo sempre lei quando faccio questi piccoli sermoni, perché lei mi aiuti poi anche a far scorrere anche al resto dei colleghi e dei dipendenti un po' anche questo messaggio. Diciamo che il dottor De Santis ha fatto tutto questo nel corso della sua vita, ha iniziato, come forse molti di voi sapranno, nella produzione cinematografica, televisiva e teatrale, lavorando con la RAI, ed è stato il primo produttore italiano a realizzare una coproduzione Italia-Spagna. Ha fondato una società di produzione Estero Film che si è occupata per tanto tempo di promuovere il cinema italiano nel mondo. Il cinema italiano all'apice, con il neorealismo, gli anni seguenti, cioè di tutta la sua straordinaria, tutte le sue straordinarie capacità di promozione di messaggi. Ha collaborato anche con altri progetti RAI, con ANICA, Unitalia, nonché con moltissimi istituti di cultura, questo di Madrid ovviamente, ma anche Londra, Parigi, New York, Bonn, Città del Messico, Caracas. In Spagna, per citare qualcosa, ha promosso la nascita del Festival del Cinema di San Sebastián, del Festival del Cinema per i Ragazzi di Gijón, del Festival del Cinema dei Valori Umani di Valladolid. Ha collaborato al Festival di Venezia di Cannes,
Poi a San Francisco si è occupato del posizionamento strategico delle aziende di marketing e delle comunicazioni. E ha iniziato così un'attività di contratti con Alitalia, Edison, Ferruzzi, Fiat, tutta una serie di grandissime imprese italiane e spagnole come la Caixa, Santander, Seat, eccetera. Poi De Santis, ancora in questa sua continua proiezione, questo sguardo verso il futuro, adesso anche in questo quarto d'ora in cui ci siamo visti, mi ha fatto partecipe tutta una serie di attività e io sono sempre affascinato quando trovo questi slanci di voglia di fare, di entusiasmo, eccetera. Ha ottenuto un grande contratto anche col governo spagnolo per aggruppare 72 entità finanziarie in una sola banca. Come è nata? L'autore. Argentaria. Allora, buona. Il suo lavoro ha avuto anche importante ricaduta nel settore energetico. Si deve al dottor De Santis il posizionamento strategico di Iberdrola in Spagna, che è divenuta in poco tempo un'importantissima società di energia eolica nel mondo. Sono stato costretto a leggere perché ricordare tutte queste benemerenze credo di come sia possibile diventare un'eccellenza italiana senza rinunciare alle proprie passioni. Primo produttore cinematografico e teatrale italiano a realizzare una cooperazione tra Italia e Spagna, non si è fermato alla passione per la cultura, ma ha approfondito le proprie conoscenze nel marketing, nella comunicazione d'impresa e nella strategia. Ha dunque lavorato con successo in società come Iberia, Santander, Seat, eccetera. Al dottor De Santis si attribuisce il merito di aver realizzato il posizionamento strategico di Iberdrola in Spagna, contribuito alla nascita della Banca Argentaria. La sua formazione multidisciplinare e multiculturale gli ha permesso di spaziare da un settore all'altro con risultati eccellenti. Per tutto questo il dottor De Santis rappresenta un esempio perfetto di cittadino italiano nel mondo, capace di integrarsi con i popoli e le culture più diverse, senza dimenticare il proprio paese di origine, di cui è portatore di cultura e innovazione. Congratulazioni. Grazie mille. Era appena terminata la Seconda Guerra Mondiale e Via Veneto, per chi viveva a Roma, era diventato il centro di riunione della cultura, unitamente a Via Margutta e alla Piazza del Popolo. Io frequentavo alternativamente tutti e tre questi punti d'incontro, ma soprattutto dove più di tutti ero un assiduo del Caffè Rosati di Via Veneto. Un caffè frequentato da politici di livello in ascesa, scrittori, giornalisti, sceneggiatori, registi cinematografici, attori e intellettuali di ogni genere. Era un ambiente che permetteva di dialogare e crescere intellettualmente e culturalmente. Era come un foro dove si parlava apertamente e si manifestavano le proprie idee e si intercambiavano opinioni, molte volte ascoltate da alcuni. In quel periodo io mi occupavo di cinema e teatro e da qualche tempo mi dedicavo alla professione dell'attore, però mi stavo incamminando subito verso la produzione cinematografica che rapidamente intrapresi. Avendo vissuto in prima persona la Seconda Guerra Mondiale, tra bombardamenti aerei e cannonate, tra scoppi continui e fragori assordanti, che a parte di alcune ferite riuscii a sopravvivere. Le deve qualcosa per contribuire a creare un mondo migliore. Parallelamente alla mia attività cinematografica, volevo organizzare un centro di pensiero e riflessione che potesse essere utile alla nuova società italiana, affinché in Europa, allora Jean Monnet, che seguivo con attenzione e interesse, mi aveva fatto capire che tutto ciò che io tanto desideravo creare era possibile soltanto con un'Europa unita, unico cammino per realizzare il sogno di tanti, evitare per sempre le guerre in Europa, punto di partenza per un futuro migliore. Nel Caffè Rosati di Via Veneto, conversando spesso con un politico che amava ascoltare le mie dissertazioni e le mie idee, manifestate sempre con passione e visione per un futuro di speranza,
Con lui altri mi ascoltavano, giornalisti, scrittori, registi della nuova generazione, però lui soprattutto mi seguiva sempre con più interesse ed era in sintonia con i miei ragionamenti. Tutto ciò mi dava forza e coraggio per continuare il cammino. Lo apprezzai molto di più quando in disaccordo con Pietro Nenni fondò il nuovo partito, il Socialdemocratico. Solo allora capii che Giuseppe Saragat, il politico che mi ascoltava, con interesse era un visionario perché capì la evoluzione del socialismo verso l'era moderna. Pur continuando la mia attività cinematografica, allo stesso tempo mi occupavo di sviluppare l'attività che avevo creato. Con i soldi che guadagnavo nel cinema li spendevo per mantenere l'attività dei miei sogni. Immerso nel mio lavoro, che molte volte mi teneva lontano da Roma, riprese in esterni, non vide l'onorevole Saragat per algun tempo e ne sentivo la mancanza. Quando un bel giorno, mentre giravo delle scene a Siena, mi giunse la grata notizia che il presidente Saragat, che era stato eletto presidente della Repubblica Italiana, con entusiasmo desiderato chiamarlo per manifestargli la mia gioia, ma non lo feci. Mi limitai a inviargli un telegramma di auguri. Chissà quando... Mi comunicava il desiderio del presidente di incontrarmi per un colloquio. La conversazione col presidente Saragat fu breve, però amichevole e cordiale, intensa e interessante. E immediatamente, subito i convenevoli, cominciò a chiedermi: quelle idee che mi palesavi con tanta visione e entusiasmo, a che punto sei con il tuo progetto decollare? Il Goldberg, come un centro di pensiero e di riflessione, aveva finalmente l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Quando il Presidente Saragat terminò il suo mandato nel 71, il nuovo Presidente Giovanni Leone continuò con il patrocinio che durò fino al 74. Durante tutti questi anni le conferenze furono alternativamente presiedute da Giulio Andreotti, che ricordo con amore, Aldo Moro, Bettino Grassi, Sandro Pertini e altre personalità della politica e dell'economia italiana. Scusate la commozione. Fine da quell'anno il Gol Mercury si fece itinerante, prima di tutte le capitali europee, subito dopo quelle mondiali. Da allora furono i presidenti di ogni singolo paese che ci ospitava a patrocinare le conferenze sull'economia e lo sviluppo, trattando temi puntuali di alto contenuto e attualità. Cominciamo con la Germania, con il patrocinio del presidente Gustav Nation a livello globale, affinché tutti i popoli del pianeta Terra dialogassero tra loro, a prescindere dalla loro razza, religione o cultura. La prima conferenza si tenne a Washington, presieduta dal presidente Gerald Ford, che in quel momento stava iniziando le conversazioni con l'URSS sulle testate nucleari, seguimmo con il Messico, il Venezuela e l'Iran. Con il presidente Anwar El Sadat, un'indimenticabile conferenza al Cairo con la presenza di molti paesi arabi. Seguimmo con l'Etiopia, il Gabon, il Congo, il Togo, aiutando a questo paese a implementare il Trattato di Lomé, la Turchia e molti altri paesi. Chiedendo le negoziazioni per l'eliminazione dei missili nucleari con la URSS. Il presidente Ronald Reagan, concludendo il suo discorso nell'atto di chiusura della conferenza, terminò dicendo: intentavo comunicare, finalmente era diventata una realtà, confermato da un lustro personaggio come era il presidente Reagan. Qualche tempo dopo Reagan mi suggerì che grazie agli accordi nucleari con la URSS era doveroso e importante promuovere una conferenza a Mosca, premiando così il segretario generale Leonid Brezhnev. L'atto celebrato nella sala, anche perché riuscii a far invitare per la prima volta dopo la guerra fredda 100 industriali americani che iniziarono conversazioni per lo sviluppo commerciale futuri, senza dubbio, come il precursore della democrazia cinese. Per ultimo, un affettuoso ricordo alla generosa ospitalità del presidente colombiano Álvaro Uribe, che ci permise nel palazzo presidenziale di Bogotà concedergli tutti gli onori per riconoscergli tutte le sue realizzazioni svolte per la pacificazione e lo sviluppo economico del paese. Durante tutti questi anni c'era una società che si occupava di corporate vision e realizzammo, e comunque continuiamo a farlo, il posizionamento strategico di molte società di ogni settore a livello mondiale. Tutto ciò che sto narrando non sarebbe stato possibile realizzarlo negli ultimi tempi
senza la importante e attiva collaborazione di Nicolas De Santis, mio figlio e socio di tutte le mie avventure. Io non ne ero cosciente, però senza rendermene conto stavo facendo nascere uno dei primi tintan dell'era moderna. Questo riconoscimento si materializzò nel 2007 quando un centro di studio giapponese, il National Institute for Research Advancement of Japan, NIRA, ci comunicò che avendo realizzato uno studio per scoprire le origini dei tintan, il Gold Medal International risultava essere uno tra i primi in classifica nella graduatoria. Ambasciatore Sebastiano, io per il mondo, la mia Italia, con orgoglio e fierezza, divulgando allo stesso tempo tutta l'essenza della nostra incredibile storia e affascinante cultura. Voglio dedicare un affettuoso ricordo a tutti quegli italiani che ho incontrato negli anni del mio andare nei luoghi più impensati del pianeta Terra, che con onestà, dignità e duro lavoro hanno tenuto sempre alto il nome dell'Italia con finito orgoglio, finito orgoglio nel mondo, senza chiedere mai nulla a cambio. Sebastiani e donna Maria Cristina, per l'accoglienza e l'ospitalità, per aver permesso la realizzazione di questo atto in questa prestigiosa sede. Un affettuoso ricordo all'ambasciatore, se mi permette, Leonardo Visconti di Modrone, che con vivo interesse promosse la mia candidatura in collaborazione di tanti cari amici, tra cui il qui presente Aldo Cese. Grazie infinite per questo grande onore. Buenos días, señor De Santis. Estamos en la embajada italiana aquí y le acaban de dar esta estrella de Italia, esta condecoración muy importante del gobierno italiano. ¿Nos puede decir sobre Gold Mercury y la historia que tiene el premio y el think tank? Bueno, esto decir, acabo de hacer de contar prácticamente un poco todo sobre el Gold Mercury. Si quiere la historia, casi casi me hubiera gustado leer lo que acabo de decir, pero en fin, es una idea que me vino después de la Segunda Guerra Mundial, de poder hacer entre los pueblos de todo el planeta Tierra,
de ser un centro de pensamiento y de reflexión para poder preparar un futuro mejor para el mundo. Entonces ahí, con la ayuda del presidente de la República Italiana, Giuseppe Saragat, que me patrocinó, empecé en el Campidoglio de Roma en hacer prácticamente la primera conferencia europea de unir las ideas de toda Europa para que puedan llegar a tener soluciones de paz, de cooperación y de desarrollo. ¿Y qué significa para usted esta condecoración, este premio que le ha dado el gobierno italiano? Bueno, ya yo tuve en el año 72 una condecoración que me dio el presidente Giovanni Leone entonces y el presidente del gobierno Giulio Andreotti, pero ahora a distancia de años me viene una nueva condecoración que no es igual a la primera, por todo lo que yo he podido desarrollar en el mundo, en función de la unión no solo europea, sino de todo el planeta, con la visión de unir toda la raza, todas las religiones y todos los pueblos en una única lucha para eliminar las guerras entre ellos y tener prosperidad a medio y largo plazo. Muchísimas gracias, señor De Santis. Thank you very much for you.